Bentrovati a tutti, buonasera. Siamo oggi in due, io e Martina, ad introdurre, visto che l'argomento poi si svilupperà in due puntate distinte, ad introdurre un tema che abbiamo già abbondantemente presentato in occasione delle puntate precedenti. Abbiamo anche in qualche modo fatto una sorta di presentazione sui profili Facebook di quelle che potevano essere in qualche modo le proiezioni potenziali di questo mondo incredibile del quale appunto parleremo in queste due puntate e ci approcciamo al tema introducendolo un discorso che vorremmo potesse svilupparsi e possa svilupparsi in forma piuttosto innovativa, studiandolo e leggendolo nelle sue caratteristiche di approccio di precisione. Inviterei il nostro regista, che come sempre ringrazio, Paolo Romito, a mandare la prima delle slide che accompagneranno appunto questa nostra chiacchierata di questo venerdì 3 luglio. Chiacchierata che parte appunto dalla premessa della medicina personalizzata, che appunto si muove su ambiti molto, molto ampi, che prevede approcci diagnostici e soprattutto protocolli di terapia che siano il più possibile appunto tagliati e cuciti addosso ad ogni singolo soggetto. Poi capiremo perché parto appunto da questa premessa, perché tutto il discorso di quest'oggi e anche di venerdì prossimo si costruisce appunto partendo da queste basi, da queste fondamenta. Vediamo anche la successiva immagine fa vedere quelle che possono essere le origini di questo discorso. Sostanzialmente la medicina personalizzata parte dalle terapie farmacologiche, dalle terapie che ciascuno di noi può fare per disturbi e per malattie di vario genere, terapie che solitamente vengono impostate sulla base di un ragionamento piuttosto definito, che è il ragionamento che spesso, prevede questo tipo di dinamica, cioè io ti do un farmaco, io ti prescrivo un farmaco, tu assumi questo farmaco, quindi somministriamo questo farmaco e vediamo se funziona, vediamo se con quel farmaco riusciamo ad ottenere il risultato che ci eravamo prefissato, vediamo intanto se lo tolleri, dovesse non funzionare, dovesse non andar bene, in questo caso lo cambiamo, magari smettiamo quello e ne prendiamo un altro. Questo principio, questa teoria, in termini un po' più tecnici, viene definita come teoria del trial and error, e cioè proviamo, vediamo, eventualmente cambiamo. Bene, questo principio, che costruisce sostanzialmente le nostre terapie, è un principio che fondamentalmente ha dei costi intanto per il paziente, che laddove dovesse non tollerare il farmaco, laddove il farmaco dovesse non funzionare adeguatamente, comunque sta assumendo un farmaco dal quale non riceverà benefici, quindi prolungherà eventualmente la sua malattia o dal quale può addirittura trarre degli effetti tossici e quindi avrà effetti che chiameremo collaterali. Quindi questi sono i primi costi. Gli altri costi sono per il sistema sanitario, perché se non va un farmaco, io quello già l'ho comprato, ne comprerò un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, fin tanto che eventualmente non raggiungo e non acquisto, e quindi non assumo, il farmaco che mi funziona meglio. Questi tentativi sono quelli che abitualmente noi associamo in qualche modo ai nostri atteggiamenti, che sono atteggiamenti di nostri medici, o di medici che prescrivono determinati farmaci, ma anche di pazienti che assumono quei farmaci.
e vale per tutte le terapie, per le terapie ordinarie, quelle che possiamo prendere per il raffreddore, per le terapie per i cronici che devono assumere più farmaci per curare tutte le patologie che appartengono al loro stato di cronicità, ma immaginiamo anche per le chemioterapie, per le terapie oncologiche, per le terapie psichiatriche, cioè per terapie che risultano essere particolarmente onerose, particolarmente pesanti. Questo è l'ambito, diciamo così, delle terapie ordinarie, è l'ambito che fa riferimento ai farmaci ordinari. Ambito questo che viene studiato dalla cosiddetta farmacogenetica, magari torneremo poi dopo in un secondo momento a parlare anche di questo, magari in una delle prossime edizioni di questi nostri appuntamenti. Ma l'ambito che vorremmo scrutare oggi, Paolo, ti prego di trasmettere la successiva, ecco, è quello che fa riferimento ad una specificità di questo tipo di approccio. Specificità che appartiene all'analisi, allo studio, ma poi anche al trattamento delle alterazioni del cosiddetto microbiota. Ecco, il tema di oggi è esattamente questo, è il microbiota, un qualcosa che è pari a 10 alla 14esima di cellule viventi. 10 alla 14esima vuol dire 100.000 miliardi di cellule vive, cioè di batteri, di microorganismi diversi, che convivono con noi, che abitano con noi, che influenzano, e lo vedremo in maniera assolutamente straordinaria, una serie di funzioni che appartengono al nostro organismo, tant'è che il titolo che avevamo messo all'appuntamento di oggi era batteri intestinali, tanto di noi ospitanti, dipende da loro che sono ospiti, batteri che sono in grado in qualche modo di condizionare complessivamente, lo vedremo tra pochissimo, la nostra capacità di salute. Il cartone successivo, grazie. Eccolo qui. Diciamo che il microbiota intestinale, per quanto voglio dire inizialmente venisse chiamato flora batterica intestinale, un termine quasi un vezzeggiativo, un termine leggiadro, molto così, lasciava intuire quasi un'infiorescenza, una serie di fiori che abitano nel nostro intestino, questa flora batterica, questo termine molto generico, molto, ripeto, leggiadro, che semmai poteva in qualche modo influenzare il funzionamento del nostro intestino, i nostri bisogni intestinali. Ecco, così è stato lungamente vagheggiato questa flora batterica intestinale, che invece è composta da un numero, diciamo, enorme, assolutamente incalcolabile di cellule viventi. Teniamo conto che su 10 cellule di un organismo adulto, 9 sono batteriche e una è dell'uomo, altro che flora batterica, voglio dire, un organo, un autentico organo che sta in un altro organo, è un organo nell'organo, è un organo che pesa più del cuore, pesa circa 1,5 kg soltanto nel colon, cioè soltanto in un tratto dell'intestino, c'è un quantitativo di batteri che complessivamente pesano 1,5 kg, cioè più del cuore, quanto il cervello, quasi quanto il fegato. Ecco, tutto questo sono tutti batteri, quindi è del tutto impensabile che una massa così incredibilmente grande di cellule viventi possa non influenzare appunto le funzioni dell'organismo che ospita appunto quella massa. Quindi un organo che pesa più del cuore, quindi non un insieme di cellule, ma addirittura un organo, proprio un autentico organo che è indispensabile, che è dentro la pancia, non si vede, ma lo diremo poi dopo, sviluppando il discorso di oggi, si può vedere, come se si può vedere, si può vedere, si può misurare, si può calcolare, si può correggere e si deve correggere, stando a quelle che erano le premesse che ho fatto prima, secondo criteri di assoluta precisione. La successiva, Paolo. Vediamo quali sono le funzioni principali di questo microbiota intestinale. Ma intanto i batteri continuiamola a chiamare ancora per poco flora batterica intestinale, producono vitamine che sono essenziali per noi, la vitamina B, la vitamina K, la biotina, tanti composti vitaminici sono prodotti appunto dai batteri. Batteri che permettono di estrarre energia dagli zuccheri, da zuccheri complessi che sono presenti nella dieta e che noi senza quei batteri non riusciremmo a digerire,
per esempio la cellulosa presente nelle verdure, noi non saremmo in grado di digerirla se non ci fossero appunto i batteri che la digeriscono per noi. Altra cosa importantissima, assolutamente importante, questi batteri svolgono un'azione di barriera contro la colonizzazione che viene esercitata da quelli che si chiamano enteropatogeni. Che sono gli enteropatogeni? Sono batteri cattivi, sono batteri cattivissimi che potrebbero entrare nel nostro intestino, creare una serie di problematiche, di danni importanti, ma che vengono appunto neutralizzati dai batteri della flora batterica intestinale. Quindi sono le sentinelle presenti, quando ben funzionanti, sono sentinelle presenti nell'intestino che mettono l'alto là sostanzialmente ai batteri patogeni, sottraggono a questi batteri patogeni il nutrimento, quindi tolgono a quei batteri il nutrimento, sicché quei batteri senza il nutrimento non ce la fanno a sopravvivere, bloccano la crescita dei batteri cattivi producendo una serie di sostanze che danno mazzate a quei batteri cattivi, si chiamano batteriochine, e ancora stimolano il sistema immunitario, la successiva, Paolo, sistema immunitario che viene assolutamente, come dire, proprio stimolato stimolato e regolato, se vogliamo, dai batteri della flora batterica intestinale. Quindi c'è un legame strettissimo tra batteri e sistema immunitario, che risponde in maniera adeguata ai batteri, e i batteri provvedono in qualche modo a modularne le funzioni, ma non soltanto le funzioni del sistema immunitario, modulano anche quella cosa, quell'altra cosa incredibile, ne abbiamo parlato, lo trovate sul profilo Facebook, sul mio profilo Facebook, ne abbiamo parlato in maniera molto 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 dettagliata, quindi è inutile che stia qui a prolungarmi, chiunque fosse interessato può andare a vederlo direttamente sul profilo, questo asse intestino-cervello, questa faccenda che l'intestino sia il secondo cervello, l'intestino è collegato al cervello, è collegato attraverso una doppia via, le due vie che si incrociano in maniera precisa, è un discorso bidirezionale, intestino verso cervello, cervello verso intestino, è un asse in continua comunicazione e l'intermediario di questa comunicazione è proprio il microbiota intestinale, che funziona su alcune dinamiche straordinarie, sui bioritmi della serotonina, sul trittofano, sul GABA, quindi su tanti neurotrasmettitori, i quali provvedono in qualche modo a modulare il funzionamento del sistema nervoso, e quindi anche gli stati depressivi, gli stati d'ansia sono assolutamente regolamentati da quest'asse straordinario, incredibile, inedito, apparentemente strano, ma poi a studiarlo affatto strano. E poi ancora il microbiota intestinale, che è capace di modulare il nostro sistema endocrino, perché diciamo influisce fortemente sul livello degli ormoni da stress, il cortisolo in particolare, ma anche sui livelli e sulla sensibilità all'insulina, lo vedremo tra pochissimo, la capacità del pancreas di produrre più o meno insulina, quindi incremento di peso, obesità, diabete di tipo 2, fortissimamente correlati appunto all'azione del microbiota intestinale. Ma non è ancora tutto, andiamo avanti Paolo, la successiva, per dire che il microbiota interviene potentemente, prepotentemente, anche su un'altra cosa che, voglio dire, detta così sembra stranissima, e però è dal microbiota intestinale che dipende il funzionamento dei farmaci che noi assumiamo. C'è una nuova disciplina che sta molto crescendo, si chiama farmacomicrobica, cioè sono i batteri intestinali che riescono in qualche modo ad elaborare i farmaci che noi prendiamo, addirittura i farmaci che noi assumiamo, per trasformarli in prodotti che possono essere prodotti attivi, cioè capaci di far sì che quel farmaco possa davvero funzionare, ovvero in prodotti tossici. E questa è una documentazione che, diciamo, appartiene a studi già abbondantemente realizzati, anche pubblicati su riviste molto molto accreditate, in cui si riuscì a rilevare, era il 2015 se non ricordo male, quando furono pubblicati questi primi studi, in cui si andò a documentare che in soggetti con patologie tumorali le chemioterapie funzionavano o non funzionavano a seconda della composizione
proprio della flora batterica intestinale dei pazienti sottoposti a chemioterapie, tant'è che modificando la composizione della flora batterica, del microbiota, chemioterapie che prima non funzionavano cominciarono a funzionare. Questo fu dimostrato soprattutto in alcuni pazienti che avevano dei melanomi e quindi la cosa diventò anche particolarmente importante. Ora, il microbiota, la successiva, Paolo, grazie. Il microbiota che può cambiare a seconda di quelle che sono, diciamo, alcune caratteristiche che fanno riferimento al soggetto. Il soggetto che recupera il microbiota al momento del parto sostanzialmente dalla madre, lo recupera in maniera molto più fisiologica se il parto è naturale, e che comunque può variare a seconda di alcune caratteristiche, di alcune variabili, variabili che sono rappresentate dall'età del soggetto, dalla sua genetica, dagli stili di vita, cioè dalla mobilità del soggetto, cioè da quanto il soggetto si muove da un posto all'altro, da quanto è costretto a cambiare anche gli stili alimentari, la nutrizione, le abitudini alimentari, a sbilanciare la sua dieta, dipende moltissimo dall'attività fisica, e l'attività fisica dipende dal tipo di flora batterica, nel senso che ci sono alcuni batteri che possono addirittura migliorare straordinariamente le performance fisiche degli atleti. È documentato anche questo. E poi ancora, altra cosa che può modificare drasticamente, ma drammaticamente direi, la composizione del microbiota è l'uso continuativo, o quantomeno l'abuso, se vogliamo, di antibiotici, soprattutto di antibiotici, ma anche le infezioni intestinali, ma anche le disfunzioni immunitarie. Successiva, per dire che gli squilibri, le alterazioni di questa famosa flora batterica intestinale vengono riscontrate, e qui quindi andiamo oltre rispetto al concetto che dicevo in apertura della flora batterica intestinale come responsabile soltanto di scompensi intestinali, di capace di generare alterazioni dei bisogni intestinali, ho diarrea piuttosto che ho stitichezza, ho mal di pancia piuttosto che faccio flatulenze. Non è solo così, assolutamente non è così. Certamente flora batterica, microbiota capace di agire sulle patologie intestinali, ma anche su patologie metaboliche, diabete, insulinoresistenza, altro tipo di obesità, sindromi metaboliche, e poi ancora ulteriori patologie che fanno riferimento, come già dicevo prima, all'ambito neurologico o psichiatrico, patologie tumorali, soprattutto tumori a carico dell'intestino, patologie immunologiche e allergiche, patologie del fegato, la più famosa è la steatosi epatica non alcolica, che viene assolutamente, come dire, proprio data in consegna ad alterazioni e attribuita ad alterazioni della flora batterica intestinale, ma anche patologie di ambito più che cardiovascolare, direi vascolare, fenomeni vasculitici che sono assolutamente, stati rilevati e sono assolutamente riconducibili alle problematiche delle disfunzioni della flora batterica intestinale. E di questi mesi la notizia che il governo cinese, per esempio, ha dato indicazioni di andare a verificare nei soggetti affetti colpiti da Covid-19, andare a verificare la flora batterica intestinale per andare a verificare eventuali, già documentate tra l'altro, disfunzioni o alterazioni del microbiota in soggetti che siano stati colpiti più o meno gravemente proprio dalla Covid-19. Le successive che abbiamo già visto in altre precedenti circostanze, vado molto veloce qui per dire che una delle condizioni che più frequentemente si rende responsabile dell'ingresso di batteri anomali all'interno della compagine intestinale è, se questo che vedete in questa immagine è un intestino normale, quello che vediamo nell'immagine successiva che prego Paolo di proiettare, eccolo qua, è un intestino, diciamo così, bucato, è un intestino alterato, è un intestino gocciolante, la famosa leaky gut syndrome, la sindrome dell'intestino gocciolante, attraverso il quale, attraverso quei passaggi che vedete aperti, transitano sicuramente macromolecole, transitano sicuramente zuccheri o altre sostanze grossolane, ma passano
tanti e tanti batteri che vanno ad insinuarsi in quelle sacche che vedete nella parte bassa e lì scompaginano completamente la normale composizione della flora batterica intestinale. L'età, la successiva, Paolo, l'età è uno dei fattori che sicuramente modifica la composizione del microbiota intestinale, lo vedete dalla vita in grembo alla nascita e poi all'infanzia, all'adolescenza, all'età adulta, alla senescenza, sono tutti quadri nei quali lo vedremo, credo, nella successiva che prego Paolo di proiettare. Eccolo qui, la vedete, è un'immagine abbastanza emblematica, si vede per quello che si può, provo in qualche modo a spiegarla facendo riferimento ai colori. Vedete, quella linea nera è quella dei bifidobatteri, in realtà la famiglia, il filum, quello degli Actinobacteria, sono presentissimi alla nascita di un bambino che nasca da parto naturale. Quei bifidi rappresentano circa il 90% dell'intera flora batterica intestinale, vanno gradualmente a decrescere per poi diventare molto bassi nell'età anziana, voglio dire, età nella quale invece aumentano quei batteri colorati in verde che si chiamano clostridi, che aumentano fortemente, vedete, sono quasi inesistenti, anzi del tutto inesistenti alla nascita, poi gradualmente cominciano a comparire e si sviluppano con il progredire dell'età. La stessa cosa vale per gli enterococchi, sostanzialmente i bacteroides rimangono stabili dallo svezzamento in poi, i lattobacilli invece, pure questi bassi alla nascita, vanno progressivamente a crescere con il progredire dell'età. Questo è un quadro molto molto chiaro e molto documentato che ci fa vedere come, diciamo, il microbiota intestinale cambia nel corso della nostra vita. È un organo molto molto difficile, molto complesso, molto complicato, da non sottovalutare mai, mai in assoluto, e da trattare con grande competenza, perché da lui, o meglio da loro, visto che sono miliardi di batteri, dipende gran parte della nostra salute. La successiva, proprio per dire questo e per completare il discorso, che in persone estremamente longeve, parlo di centenari, è stata osservata, differentemente dal quadro che vi ho fatto vedere prima, una persistenza di alcune specie batteriche definite proprio promotrici di salute, il promoting, promotrici di salute nel senso che, differentemente da quello che accade in soggetti che magari realizzano anche un'anzianità con molti acciacchi, eccetera, ecco, queste specie health promoting sono in grado, sono prevalentemente bifidobatteri, ma non solo, sono in grado di contribuire al raggiungimento di età molto avanzate, tant'è che in questi casi si parla addirittura, ormai codificato come termine, di invecchiamento di successo. Ecco, l'invecchiamento di successo è determinato certamente dall'alimentazione, ma soprattutto da un'alimentazione che poi in qualche modo si ripercuote su una composizione microbica assolutamente positiva. La successiva, per dire questo, per dire che questi si vedono a distanza ed è la grande costellazione, voglio dire, la grande costellazione delle principali famiglie batteriche presenti nell'intestino dell'uomo occidentale, perché negli Stati Uniti, per esempio, in ragione di stili alimentari completamente diversi, questo equilibrio cambia. Vedete queste due grandi stelle, quella verde che è quella dei Firmicutes, che è quella gialla, quella arancione che è quella dei Bacteroidetes, e poi vedete piccole stelline in questa costellazione molto ampia che è fatta di specie batteriche, più di specie, di famiglie batteriche, di filum batterici più piccoli, in cui vedete gli Actinobacteria, provveduto a circoscriverli con quel tratteggiamento giallo, per dire che sono una famiglia batterica assolutamente importante, ci ritorneremo tra poco, assolutamente importante, perché è in grado di, cioè sono batteri in realtà portatori di salute entro certi limiti ed in determinate condizioni. Ecco, in queste condizioni, di queste condizioni, ora ci occupiamo con una piccola parentesi che la dottoressa Martina adesso ci svilupperà, facendo riferimento proprio a dei casi clinici
che sono casi clinici che partono da un'analisi del microbiota e si sviluppano secondo quelle che sono state poi le caratteristiche che abbiamo dato a determinate terapie, partendo appunto da basi di conoscenza. Prego. Buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Allora, questo pomeriggio parliamo di come valutare il microbiota intestinale in tutti quei soggetti che manifestano una sospetta disbiosi e quindi un cattivo equilibrio della flora batterica intestinale che abita il nostro intestino. L'analisi del microbiota intestinale può essere effettuata mediante una semplice raccolta di un campione fecale. Quindi il laboratorio che andrà ad analizzare questo campione fecale andrà a sequenziare il DNA batterico che verrà estratto dalle feci. Ora, l'importanza di questa metodica diagnostica è chiaramente indiscutibile, sebbene ci siano dei limiti legati al fatto che quello che osserviamo a livello fecale non è chiaramente il vero specchio di ciò che osserviamo a livello intestinale, in quanto non avremo facilmente contezza di ciò che resta attaccato, adeso alle pareti dell'intestino e di tutto quello che invece è contenuto all'interno dell'intestino tenue. E quindi quello che viene consegnato al paziente ha al suo interno diversi grafici. Quella che vedo è l'ultima, passiamo alla prima, ok, diversi grafici che ci andranno quindi a spiegare l'abbondanza in termini percentuali dei vari gruppi batterici che andiamo a riscontrare all'interno del campione rispetto invece alla popolazione di riferimento. Ora, la popolazione di riferimento è un dato importante in quanto varia a seconda del paziente, perché come veniva spiegato poc'anzi, il microbiota intestinale varia a seconda di tutti i diversi livelli evolutivi e dunque il microbiota di un paziente di 15 anni non sarà certamente uguale al microbiota di una paziente di 60 anni. E quindi vediamo questi grafici a torta all'interno della prima slide. Nello specifico andiamo ad osservare quello di destra e andiamo a vedere quali sono le percentuali di riferimento delle varie famiglie batteriche all'interno della popolazione considerata sana. Vediamo quindi tra i vari gruppi batterici che quello preponderante è rappresentato dalla fetta gialla della torta, che sarebbero i firmicutes, che sono rappresentati fino al 60%. Segue poi la fetta blu, sempre nel grafico a destra, dove osserviamo i bacteroidetes, che hanno un'abbondanza del 22% circa. Abbiamo poi tutte le altre fette colorate, che appartengono appunto a tutte le altre famiglie batteriche, come gli actinobatteri, protobatteria, che sebbene in misura minore, chiaramente dovranno essere rappresentati. A sinistra osserviamo invece l'altro grafico, che corrisponde al campione del paziente preso in esame. E andiamo ad osservare come le percentuali siano notevolmente differenti, lo vediamo già dalle fette colorimetriche, rispetto a quelle considerate sane. In questo caso, in questo campione, parleremo di un cattivo equilibrio della flora microbica intestinale e quindi parliamo di disbiosi. Nella prossima slide andiamo a vedere in che termini si va a verificare questa disbiosi. Vediamo quindi questa tabella, nella quale vengono riportate nella colonna GELS, come vediamo, le singole famiglie batteriche appartenenti alle diverse specie maggiori in termini di abbondanza percentuale. Vediamo, le ho cerchiate con dei cerchietti azzurri, vediamo come i bacteroides appartenenti alla famiglia dei bacteroidetes, come questi abbiano una percentuale di riferimento nella popolazione considerata sana pari al 10% circa. Nella colonnina campione vediamo invece la rappresentazione specifica di quella popolazione batterica nel campione che abbiamo analizzato e vediamo come questa percentuale sia del 49%, con una variazione quindi nel campione rispetto alla media generale del 350%. Ebbene, da queste variazioni in percentuale, quindi dalla carenza di eventuali specie batteriche, che andiamo ad estrapolare la terapia. Terapia che sarà chiaramente fatta da probiotici da assumere anche e soprattutto in termini di specifica posologia, sulla base appunto dei riscontri di questa tabella. E quindi nella slide successiva andiamo a vedere il primo caso clinico che vi illustro oggi. Abbiamo un paziente uomo di 40 anni con altezza di 170 cm e peso 70 kg. Ora, questo paziente si presentava alla nostra osservazione con costante lacrimazione degli occhi, che però presentava carattere prevalentemente stagionale, sebbene comunque fosse meno importante nel resto dell'anno. Questo paziente aveva già praticato il vaccino specifico, quindi una terapia iposensibilizzante per parietari e acari,
con risultati che non erano stati affatto soddisfacenti e in più assumeva quotidianamente farmaco antistaminico. Presentava inoltre una perforazione del timpano di destra con otorrea sieropurulenta, manifestava disturbi gastrointestinali. Gastrointestinali con impellenza all'evacuazione, questa montante sensazione di nausea che a volte veniva seguita dal vomito, altre volte invece si concludeva con un importante mal di testa. E il paziente non riusciva in qualche modo a definire quale tipo di alimento potesse scatenare questo tipo di reazioni. Inoltre assumeva quotidianamente dei protettori gastrici che chiaramente non avevano nessun effetto terapeutico. Andiamo avanti e vediamo come introduciamo il paziente a tutta una serie di indagini, partendo dalle indagini di laboratorio. Vediamo come la ferritina fosse notevolmente aumentata, la vitamina D notevolmente ridotta. Sottoponiamo il paziente a un prick test, quindi le classiche prove allergiche, e che nonostante l'assunzione di farmaco antistaminico manifestavano una chiara positività cutanea ad allergeni come la parietaria e ai dermatofagoidi. Inoltre andiamo a ricercare la presenza di un'eventuale patologia da glutine e riscontriamo un polimorfismo di Q7, quindi una sensibilità al glutine non celiaca, e di conseguenza continuiamo con un test di provocazione orale di glutine versus placebo. Questo test di provocazione orale risulta essere positivo in quanto alla somministrazione ripetuta di dosi controllate di glutine il paziente manifestava una importante sintomatologia che rispecchiava un po' quella per la quale si era presentato presso di noi, quindi fenomenologia da reflusso, accessi di tosse, eccetera. Proseguiamo con un breath test al lattosio che risulta... no, se possiamo tornare indietro Paolo, grazie mille. Proseguiamo con un test al lattosio che risulta essere positivo e in ultimo eseguiamo un test della permeabilità gastrointestinale dove riscontriamo appunto un'alterazione della stessa. Adesso andiamo alla prossima slide perché abbiamo chiaramente caratterizzato il microbiota di questo paziente. A destra nel grafico a torta vediamo quella che è la popolazione di riferimento per questo soggetto di 40 anni con quel peso, con quell'altezza e con le sue patologie. A sinistra invece osserviamo il suo campione, il suo microbiota. E in questo grafico quello che spicca è la colonnina blu che corrisponde ai Bacteroidetes, che invece nel grafico a torta devono essere rappresentati di meno rispetto ai Firmicutes, per un totale del 22%. Quello che altrettanto scatta all'occhio è la colonnina arancione, pochissimo rappresentata, sono i Firmicutes, rispetto al grafico a torta, dove invece dovrebbero essere contenuti all'incirca per il 60%. Andiamo alla prossima slide, perché nella prossima slide capiamo qual è la terapia probiotica consigliata per questo paziente, estrapolata dai grafici che abbiamo prima visto. La terapia probiotica prevedeva l'assunzione di Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, che da solo è in grado di aumentare la scarsa presenza di tutta un'altra serie di batteri come una sorta di effetto domino, e Bifidolactis. Chiaramente risulta essere controproducente assumere probiotici differenti da questi per ottenere chiaramente l'eubiosi. Andiamo alla slide successiva, dove vediamo qual era il piano terapeutico associato al paziente. Chiaramente c'era l'assunzione di Nulina come prebiotico, in quanto la disbiosi era chiaramente di tipo putrefattivo, in quanto c'era una maggiore abbondanza di Bacteroidetes, e vediamo come dovesse assumere questi tre probiotici differenti, uno per volta, come possiamo vedere innanzitutto il Lactis, seguito dal Rhamnosus, in ultimo dal Bifidum, alla posologia di due compresse al giorno, ognuno per 10 giorni, per un totale di 3 mesi di terapia. A questo chiaramente veniva associato una dieta a basso apporto di glutine, in quanto ricordiamo che il test di provocazione orale del paziente era stato positivo, e chiaramente una temporanea esclusione di prodotti che contenessero lattosio, poiché il breath test al lattosio era risultato positivo. E dunque nella prossima slide vediamo il paziente che torna a controllo dopo 3 mesi di terapia prevista. Prima ancora di procedere con il controllo del microbiota, abbiamo chiaramente valutato clinicamente il paziente. E rispetto alla sua sintomatologia iniziale, l'ocularinite stagionale era completamente regredita, l'otorrea completamente regredita, così come tutti i disturbi postprandiali associati a nausea, vomito e mal di testa. Permaneva lievemente questo gonfiore addominale postprandiale, ma la cosa chiaramente più importante è che erano totalmente eliminati tutti i farmaci che il paziente assumeva, dall'antistaminico
agli inibitori di pompa protonica, che pure si erano rivelati inefficaci nei confronti della sintomatologia. In basso, nei due grafici a torta, vediamo il controllo del microbiota di questo paziente. Come vedete, praticamente i due grafici si equivalgono, nel senso che i firmicutes hanno raggiunto il loro livello prestabilito, così come i batteroidetes, se lo vediamo proprio a livello di colore. Andiamo al secondo caso clinico, quindi nella prossima slide. Abbiamo una paziente donna di 30 anni, con 65 kg e altezza di 165 cm, che si presenta alla nostra osservazione per questa stanchezza che riferiva già al risveglio, con turbe della memoria e anche dell'attenzione. Manifestava costantemente mal di testa e disturbi intestinali variegati, dall'albostitico alla malattia da reflusso. In più era stata documentata una gastrite. Aveva anche alterazioni di unghie e capelli che risultavano essere un po' più deboli e fragili, e in più c'erano importanti irregolarità del ciclo mestruale che erano state inizialmente controllate con terapia estrogestinica. E in più c'erano turbe metaboliche, perché la paziente manifestava alti livelli di colesterolemia totale. Allora la avviamo a tutta una serie di procedure che vediamo nella prossima slide, dove vediamo infatti alti livelli di colesterolo, 269 mg su decilitro, vitamina D completamente insufficiente, e in più la cosa che spicca all'occhio è la curva glicemica, perché la curva glicemica va bene, non ci sono problemi. Il problema invece si manifesta nella curva insulinemica, che risulta essere particolarmente alterata. Andiamo a valutare anche il polimorfismo genetico per la patologia da glutine, e anche in questo caso riscontriamo un polimorfismo di Q7, quindi una sensibilità al glutine non celiaca, e quindi avviamo il test di provocazione orale glutine versus placebo, che non riusciamo a portare a termine, non riusciamo a somministrare tutta la dose di glutine prevista, perché già a 2 grammi la paziente comincia ad avere tutta quella fenomenologia che ci aveva raccontato in fase iniziale, quindi forte mal di pancia, gonfiore, forte mal di testa. Anche in questo caso il breath test al lattosio risulta essere positivo, così come andiamo a riscontrare un'alterazione della permeabilità gastrointestinale, nello specifico alterazione del tenue. Andiamo alla prossima slide, dove abbiamo valutato il microbiota di questa paziente, sempre con il campione fecale. Quello che riscontriamo in questo caso sarà una disbiosi mista, in quanto ci sarà una prevalenza sia di firmicutes che di batteroidetes, che risultano essere più alti rispetto alle loro proporzioni prestabilite. I firmicutes sono al 66%, i batteroidetes al 30%, e attenzione ai proteobatteria, che risultano essere allo 0,9%. E dunque nella prossima slide vediamo quale terapia abbiamo assegnato alla paziente in ragione di tutte quelle tabelle che abbiamo visto in fase iniziale. Per la paziente era stata prevista un'integrazione di ceppi probiotici per 3 mesi, partendo dal lattobacillo reuteri, che avrebbe dovuto assumere in una sola compressa al giorno per 10 giorni, passando poi al bifidum, 2 compresse al giorno per 10 giorni, e il bifido longum, 2 compresse al giorno per 10 giorni. Quindi la posologia, come vediamo, cambia a seconda di quello che riscontriamo all'interno delle tabelle. A tutto questo veniva chiaramente associata una dieta sulla base dei riscontri laboratoristici che avevamo ottenuto in precedenza. E dunque andiamo alla prossima slide e vediamo direttamente un risultato, in quanto la paziente non ha in qualche modo seguito i consigli per soli 3 mesi, i consigli appunto di integrazione probiotica, ma la paziente ha continuato la terapia per ben più di 3 mesi, per circa 5 mesi. E il controllo del microbiota si va a manifestare in questa maniera qui. Vediamo come, rispetto alla popolazione di riferimento, con il grafico che si trova a destra, a sinistra il campione presenta un'abbondanza molto importante di batteroidetes, rispetto all'iniziale 30% ne abbiamo 40%, ma vediamo i firmicutes soprattutto. Prima, nel primo microbiota, i firmicutes erano al 66% e adesso li troviamo al 26%, e i proteobatteria, che in fase iniziale erano allo 0,9%, e in questo caso al 29%. Il senso di tutto questo qual è? È che è sbagliato pensare che un probiotico assunto da solo, o comunque in una miscela, portato avanti per così tanto tempo senza un controllo, possa essere in grado di risolvere problematiche intestinali che risultano effettivamente poi complesse.
in quanto lo studio del microbiota ci fornisce indicazioni specifiche relative a quel preciso momento storico in cui andiamo a prelevare appunto il campione. E quindi tutte le conoscenze che attualmente abbiamo sul microbiota dimostrano che certamente questo non è un insieme di microrganismi che sono lì immobili, ma vanno a costituire una comunità complessa che è partecipe e attiva in tutti quei meccanismi che vanno a connotare l'immunità e tutti i processi digestivi dell'uomo. E quindi questo deve escludere l'idea, che ancora oggi è molto diffusa, di considerare l'assunzione di un probiotico come una terapia generica basata appunto su integratori, e che le formulazioni multispecie che attualmente troviamo in commercio sono composte da diversi ceppi probiotici e chiaramente questi ceppi non, cioè queste formulazioni non tengono conto delle specificità di ogni singolo ceppo, ciascuno con caratteristiche diverse e meccanismi diversi di azione. Essendo quindi le proprietà del ceppo utilizzato a determinare l'efficacia del trattamento delle diverse patologie, risulta necessario rivolgere l'attenzione allo studio delle caratteristiche di ogni singolo ceppo, di ogni singola specie batterica. In questo modo sarà possibile proporre il probiotico giusto nel trattamento di uno specifico quadro microbico intestinale, con l'obiettivo chiaramente di proporre una terapia che sarà sempre più personalizzata. E questo è quanto. Sì, sì, grazie. Devo dire, è stato abbastanza esaustivo come discorso, che un po' andremo adesso a riprendere e per poi avviarci a conclusione. L'ambito è effettivamente ampio, perché in realtà c'è ancora questa logica del fermento lattico, che male vuoi che faccia, tanto è un fermento lattico. Ecco, è una cosa questa che va rigorosamente rivista all'interno dei nostri ragionamenti. Chiederei a Paolo di, tanto per ricollegarmi a quello che diceva Martina prima, ecco, lei ha parlato dei firmicutes, diciamolo che sono questi firmicutes, sono colorati appunto in giallo, lo avete visto nelle slide proposte precedentemente, sono in assoluto nella popolazione europea la specie, la famiglia batterica decisamente più rappresentata. Nella popolazione americana la famiglia più rappresentata è quella colorata in blu in questi grafici che avete visto. In Europa la famiglia più rappresentata è quella colorata in giallo e si chiamano firmicutes. Perché sono importanti i firmicutes? Perché intervengono in una serie infinita di problematiche, ma veramente infinita. Vanno bene se sono rappresentati nelle percentuali di cui vi ha parlato prima Martina, cioè circa un 40%, ma dovessero diventare esageratamente abbondanti, rischiano di creare problemi. Tenete conto che non ci sono batteri buoni e batteri cattivi, ci sono batteri i quali decidono di diventare buoni o cattivi a seconda delle diverse distribuzioni che rispetto alle percentuali previste loro recuperano all'interno dell'intestino. Quindi un quadro come quello che vedete in questa immagine, nella parte bassa, in cui vedete che questa quota arancione, invece di essere il 40%, diventa circa il 70%, non può essere una quota che coincide con una buona condizione di salute, assolutamente no, anche perché vedete c'è quello spicchio verde ben sviluppato, quello è quello degli actinobatteria, cioè dei batteri apportatori di salute di cui parlavo prima, che in questo caso specifico è assolutamente quasi inesistente. Allora, che cosa è stato dimostrato? Questo è un lavoro pubblicato addirittura nel 2009, lavoro scientifico serio. Si documenta in questo modo che quando ci sono un eccesso di batteri gialli, quelli che vedete nel grafico, e un'assenza di batteri verdi, quelli che vedete sempre nel grafico, quindi eccesso di gialli e assenza di verdi, si creano delle condizioni particolari, ma talmente tanto particolari, ma talmente tanto inedite, per effetto delle quali un soggetto comincia a produrre e ad assorbire zuccheri, anche se non mangia uno zucchero, anche se mangia verdure, anche se mangia broccoli, anche se mangia carciofi, anche se mangia cavoli, anche se mangia finocchi, cioè non introduce zuccheri.
E allora si chiede, diavolo, io non mangio zuccheri, mangio poco, non mangio affatto, cerco di limitarmi, il dietologo mi ha dato una dieta che non prevede zuccheri, carboidrati, pane e pasta, mangio cicorie, verdure e broccoli e non riesco a perdere un grammo. Bene, questa è una condizione specifica che perfettamente coincide con quel quadro batterico che vedete raffigurato in questa immagine, cioè eccesso di gialli, assenza di verdi, attivazione di un gene cattivissimo che si chiama GPR41, per effetto del quale si possono produrre delle condizioni particolari per effetto delle quali il soggetto non riesce a perdere un grammo malgrado faccia tutte le diete di questo mondo. Ed è una cosa che, attenzione, non dipende dal metabolismo di quella persona, ma dipende dalla distribuzione che i batteri intestinali hanno all'interno dell'intestino di quella persona. È una cosa importantissima da tenere in considerazione, dei quali i nutrizionisti dovrebbero tenere forte considerazione, perché non è che il soggetto che non perde chili è perché non rispetta la dieta o perché non fa i farmaci o perché non fa la metformina, ma è perché ci sono delle condizioni specifiche che sono batteriche che impediscono a quella persona di perdere chili. E questo è un quadro specifico che è diverso, Paolo, la successiva, grazie, che è diverso, la successiva ancora, no, andiamo avanti. Ecco, è diverso da questo, in cui abbiamo un eccesso di blu e siamo su ambiti completamente diversi. Questa non è una forma fermentativa, è una forma putrefattiva. Torniamo alla precedente, Paolo, scusami, per dire che in questo caso questo eccesso di gialli, oltre a determinare tutto quello che ho detto per la faccenda del peso che non perdo, eccetera, eccetera, determina che cosa? Quei batteri gialli si chiamano batteri fermentativi. Che vuol dire fermentativi? Vuol dire che fermentano. E quando fermentano? Fermentano quando noi mangiamo alimenti fermentabili, alimenti che si chiamano FODMAP, ne parleremo abbondantemente venerdì prossimo, cioè alimenti che danno da mangiare a quei batteri fermentativi. Per cui quei batteri fermentativi alimentati con quegli alimenti dei quali parleremo venerdì prossimo cominciano a produrre grandi quantità di sostanze, in particolare un gas acido che si chiama acido solfidrico, che immediatamente mi gonfia la pancia. Io finisco di mangiare e ho la pancia gonfia, anche se non ho mangiato apparentemente nulla, però se ho mangiato una mela che contiene fruttosio, che è un FODMAP potentissimo, e ho una componente batterica prevalentemente composta da batteri gialli, la pancia mi si gonfia e oltre a gonfiare si forma un gas che deve salire, sale su e mi determina un fatto, una pirosi, un bruciore esofageo, mi simula un reflusso, faccio una gastroscopia, sì, mi viene fuori una piccola cosa, ma comunque continuo ad avere reflusso e questo gas mi sale su e mi determina irritazione della gola, mi determina difficoltà di ingoiare, mi determina abbassamento di voce, mi può determinare tachicardia. Sono tutti fenomeni che fanno riferimento ad una fermentazione incredibile prodotta appunto da questo tipo di composizione batterica che va studiata. Per questo ci sono anche dei regimi dietetici, ripeto, ci torneremo venerdì prossimo. Nel frattempo vediamo un esempio di alimento a basso di pasto a basso contenuto di FODMAP secondo le classiche ricette che settimanalmente ci vengono proposte da Carla Castellana. Questa ricetta prevede l'uso del lievito madre di riso, un alleato prezioso per ottenere prodotti buoni e soffici, a dimostrazione che eliminare gli allergeni non significa rinunciare al gusto. Senza glutine, senza nickel, senza lattosio, senza FODMAP, senza uova, è vegetariano. Prendere 100 g di lievito madre di riso rinfrescato e raddoppiato circa 24 ore prima. Versare in una ciotola 100 g di lievito madre di riso, aggiungere un cucchiaio di zucchero di canna e mescolare. Unire 50 ml di acqua tiepida. Mescolare. In un'altra ciotola unire 180 g di farina di riso, 40 g di farina di quinoa,
20 g di farina di teff e 3 g di xantano e mescolare. Aggiungere al lievito madre il mix di farina creato e 225 ml circa di acqua in maniera alternata. Aggiungere un cucchiaino di sale e un cucchiaio di olio IVO biologico. Il composto deve avere una consistenza molto molle, quasi come quella di una torta. Coprire con un carta da forno la teglia, unta con pochissimo olio. Versare l'impasto e livellarlo bene con il cucchiaio con le mani unte d'olio. Bagnare la superficie con un po' di acqua ed olio. Con i portastrelli. Coprire con pellicola e lasciarle lievitare fino al raddoppio, massimo per 24 ore. Far lievitare nel forno spento o in frigo se è troppo caldo. Trascorso il tempo necessario, preriscaldare il forno in modalità statica a 250 gradi. Versare un filo d'olio IVO sull'impasto. Aggiungere a procimento i condimenti. In questo caso io ho aggiunto delle olive biologiche, un po' di rosmarino e del sale grosso. Cuocere in forno prima statico a 250 gradi per 30 minuti e poi ventilato per 5 minuti circa per la doratura. Trascorso il tempo necessario, sfornare. La focaccia è pronta, molto morbida e leggera, da farcire a piacimento e da gustare in compagnia. Grazie per aver visto il video, spero di esservi stata utile e ovviamente le mie ricette non vogliono essere una regola ma un'idea di quello che si può preparare, pertanto si consiglia di attenersi alla lista dei vostri specialisti di fiducia e di sostituire alcuni alimenti non concessi con quelli a voi permessi e consigliati. Se volete seguitemi su Cucina Bene Senza e sui vari canali social. Bene, grazie a Carla Castellana, come al solito sempre molto, molto incisiva. Giustamente lei lancia i suoi messaggi cautelativi alla fine per dire che comunque ancora una volta ogni passaggio andrà rigorosamente poi valutato, rivalutato, considerato sulla base delle caratteristiche soggettive di ciascuno, che poi è un po' il segnale e il messaggio che fin dall'inizio di questa puntata abbiamo voluto in qualche modo lanciarvi, e cioè attenzione a non generalizzare il discorso delle disbiosi, a non banalizzare il concetto. È passata l'epoca in cui appunto la flora batterica intestinale era quasi una sorta di appendice così apparentemente insignificante e persino leggiadra, come dicevo all'inizio. È totalmente passata, siamo in un'epoca in cui la componente microbica intestinale assume una centralità piena e come tale va studiata in maniera specifica. Quando dico va studiata, bisogna cominciare
come dire, a porsi alcuni interrogativi specifici. Ritengo che sia il tempo giusto per cominciare a pensare proprio ad un clinico del microbiota, o quantomeno a formare clinici del microbiota, soggetti che sappiano in grado di rispondere a domande che cominciano a diventare sempre più importanti, cioè come si misurano nell'uomo gli effetti probiotici. Quando io prescrivo un probiotico, la domanda che devo pormi è: che tipo di ceppo batterico devo scegliere? Quanto deve durare l'intervento? Che dose devo dare? È vero che più probiotici ci sono nel mio fermento lattico e meglio starò, ma c'è gente che sta male, c'è gente che se prende quantitativi di probiotici più alti e per tempi più lunghi rispetto al previsto, comincia a star male, gli si riaccendono i sintomi fondamentali. Fate attenzione all'uso dei probiotici, fate attenzione, si accendono sintomi che non sono solo quelli intestinali. E voglio dire, la tipologia del probiotico, voglio dire, o meglio, la dose del probiotico va bene comunque a prescindere da ogni cosa, cioè adulti, bambini, soggetti convalescenti, soggetti in malattia, va tutto bene comunque per tutti, va tutto bene in ogni caso? E ancora, come faccio a valutare nel tempo gli effetti sul microbiota residente? L'abbiamo sentito prima da Martina, lei ha fatto un discorso molto preciso rifacendosi a dei casi particolari. Avete visto come casi possono essere casi importanti, non di problemi intestinali, ma di problemi allergici, di astenia, di stanchezza, di dolori articolari, di problematiche muscolari, dipendono dall'azione specifica che alcuni batteri, tanti batteri, riescono a realizzare attraverso la produzione di metaboliti, di loro prodotti. Uno dei più critici sono lipopolisaccaridi, sono potentissime endotossine infiammatorie che, liberate in circolo, possono generare situazioni di grande criticità. Allora, l'avete sentito anche da Martina prima, i fermenti lattici non sono tutti uguali, è indispensabile da parte di chi li prescrive, siano medici o siano nutrizionisti eccetera, è indispensabile selezionare il giusto ceppo di probiotico, che va ovviamente in qualche modo aggiunto, va in qualche modo come dire organizzato per tempi, per modalità di somministrazione, per dosi da dare, va aggiunto a quelle che sono le altre terapie che il soggetto realizza e alle diete specifiche che, come abbiamo già accennato oggi, ma ripeto, ne parleremo martedì e venerdì prossimo, sono diete molto precise che devono tenere conto delle caratteristiche del soggetto. Se il soggetto ha una disbiosi fermentativa, cioè di quei firmicutes di cui parlavo, occorre fare una dieta specifica per quel tipo di ceppi batterici. Se prevalgono i batteri colorati in blu, per intenderci, cioè i Bacteroidetes, va fatta una dieta che è specifica per quel tipo di cose. Anche il prebiotico va somministrato tenendo conto di queste caratteristiche. Il prebiotico non è un probiotico, il prebiotico serve, è un prodotto tipo l'inulina, ma poi anche tipo i galatto-oligosaccaridi, che va selezionato, perché se do l'inulina, il prebiotico più noto, in un soggetto che ha una disbiosi fermentativa, io quella persona la precipito, perché l'inulina, che voglio dire contiene fruttano, che è un potente FODMAP, sicuramente peggiora il quadro di quel determinato soggetto. Lì sceglierò un altro tipo di prebiotico, così come sceglierò un certo tipo di prebiotico se trovo una disbiosi putrefattiva. Quindi occorre veramente grande competenza, competenza assoluta, perché, così come ho detto in principio e quindi concludo questo appuntamento rifacendomi alle stesse premesse che avevo posto partendo con la trasmissione di oggi, occorre appunto realizzare anche nelle disbiosi, cioè nelle alterazioni della flora batterica intestinale, un approccio rigorosamente personalizzato, perché grazie al supporto di alcune tecniche specifiche che noi ovviamente già realizziamo da tempo e che sono tecniche che sono appunto finalizzate ad individuare in ciascun paziente il tipo di disbiosi, cioè che tipo di batteri ci sono. Abbiamo messo a punto, d'intesa col CNR di Bari, un protocollo specifico che consente di analizzare
appunto le disbiosi, i tipi di batteri, e poi abbiamo messo su anche con l'aiuto di alcuni bioinformatici un algoritmo specifico che consente di selezionare il giusto probiotico con la giusta dose da somministrare e i tempi di somministrazione, tutto questo per arrivare appunto a realizzare un discorso di medicina personalizzata anche nelle disbiosi e quindi scegliere il probiotico giusto alla dose giusta per la persona giusta. Questo è il messaggio col quale concludiamo appunto questo primo appuntamento dedicato al microbiota intestinale e alle sue alterazioni. Noi ci riaggiorniamo appunto venerdì prossimo per completare questo discorso e formulare anche, con l'aiuto sempre di Carla Castellana, le giuste indicazioni per poter correggere anche sul versante alimentare il complicato ma affascinante problema delle disbiosi intestinali. A tutti un cordiale saluto e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Thank you.